fatti concreti che a tutt'oggi ancora non avvengono purtroppo, e quindi vogliamo rendere edotta anche i ragazzi, che è il futuro della nostra città, su questa problematica importantissima, ma soprattutto per il loro futuro. E dopo, la cosa che ci dispiace, nonostante che ci sono i finanziamenti, c'è il rischio di perderli questi finanziamenti, di non andare avanti, e con un danno ancora più grave di quello che è avvenuto fino ad oggi, che non è stato fatto niente. Oggi abbiamo un progettista che ha già redatto un progetto definitivo. Adesso al progetto definitivo mancano alcuni aspetti, che sono le indagini geologiche, per essere precisi, che non vorrebbero ripetere, essendoci già quelle fatte dalla sovrintendenza. Quindi le stanno recuperando, dopodiché presenteranno il progetto del definitivo, che io devo dire ho già visto, però, come dire, in maniera riservata. Diciamo, la città potrà poi averne contezza, ovviamente sarà oggetto di discussione. Siamo nei tempi, il Ministero ha già erogato quasi un milione di euro del milione e mezzo al Comune, per cui ci sono già le risorse, la Fondazione ha erogato le proprie risorse, mancano all'appello le risorse della Regione, perché questo ne dobbiamo dare atto, ma questo progetto si fa, certo, si fa se l'amministrazione Brucchi continua ad andare avanti, perché altrimenti il commissario fa l'ordinario, ma questo basta guardarsi intorno, quello che sta succedendo a Silvio, quello che è successo a Tortoreto, è così, ma non è colpa di nessuno, voglio dire. Quindi io spero che questo non accada, sono sempre fiducioso, sono sempre per il mezzo bicchiere pieno. Però il progetto si fa. Un progetto di grande importanza per la città, perché secondo me Teramo ha bisogno di questa, che si avvii nel più breve tempo possibile. La fondazione c'è sempre, le risorse ci sono. Le risorse non svaniscono, quindi? Non svaniscono, le risorse della fondazione sono accantonate in vista di una progettualità futura. Ci rendiamo conto chiaramente che un milione e mezzo da solo non è assolutamente sufficiente, quindi sarebbe importante che ci fossero finanziamenti pari e moltiplicati, insomma.